Allora, mi sta a sentire, lei in casa ha un cellulare in casa, lo possiede? Sì, ma che, a cosa serve il numero? Non mi potete chiamare a questo numero? No, allora, adesso, quando l'avvocato la telefonerà, lei rimarrà sempre al collegamento con Sì. i carabinieri, mentre lei ha il cellulare e parlerà con l'avvocato, ha capito? Sì. Per incidente. Esattamente, cioè, le ricordo che il semaforo era di colore rosso e suo figlio malauguratamente la signora ha attraversato sulle strisce pedonali, non, purtroppo non si è reso conto e di conseguenza la signora è stata trasportata all'ospedale. Abbiamo parlato con gli avvocati difensori, siamo arrivati alla conclusione che fortunatamente suo figlio sarebbe, potrebbe addirittura avere le denunce ritirate, quindi loro, le persone lese, sarebbero disposte a ritirare tutte le denunce fatte a carico di suo figlio se noi, ovviamente in constatazione amichevole, avessimo anticipato un risarcimento dei danni. Quando sentito questo mi ha subito detto: guardi avvocato, cortesemente, che al momento sono immobilitato poiché sono all'interno delle camere di sicurezza all'interno del commissariato e non ho come fare per risarcire il danno. Cortesemente, se lei potrebbe chiamare il signor mio padre, dica di anticipare per conto mio questo risarcimento. L'importo chiesto per il risarcimento danno è di 9.800 euro. 9.000 euro. 9.800 euro. Riusciamo alla somma in contanti in casa? Devo controllare, devo guardare, magari non so, do un'occhiatina, mi richiamo a 2 minuti. Adesso parlando con suo figlio mi ha accennato che sicuramente qualche oggetto d'oro, oggetti d'oro in casa, custodito, ne avevamo. Sì, certo. Allora mi stia a sentire con me al telefono, Ma per sa... favore, Sì. con me come ha fatto con i contanti, mi vada a riaccumulare tutti gli oggetti d'oro di valore che sono in casa, come ci diceva anche suo figlio. Me li vado a riaccumulare, li poggi su una superficie e mi dica pezzo per pezzo gli oggetti che ha davanti, che io metto tutto a verbale. Ricordo ovviamente che un libro andrà aperto, ma servirà solo come garanzia, va bene? Sì, ora vedo. Però se noi purtroppo riusciamo a riaccumulare solo due oggetti, purtroppo il maresciallo sarà costretto a far partire una pattuglia a farla giungere presso da lei e bisogna effettuare una perquisizione per riaccumulare gli oggetti alla quale suo No. figlio ci ha confermato tramite firma di possedere. Quindi cortesemente lei controlli bene e veda bene, ovviamente mi ricordo che nessun oggetto sarà perso. Allora, quanti sono arrivati in contanti? Più altri 1.000, io ho trovato altri 1.000, erano prima, prima eravamo arrivati a 3.200, ora sono riuscito a trovare altri 1.000 euro, siamo a 5.000, Siamo 4.200 allora. 4.200, Sì, erano. più quegli oggettini in oro. Allora, per favore mi dica tutti gli oggettini che lei ha davanti un pezzo alla volta.
No, dico, lei ha oltre a questi bracciali, magari anche qualche oggetto, qualche collana, qualche anello, qualche orecchino, qualche orologio, qualche monetina. Assolutamente sì, lei non deve Ok, fare un oggetto sì o un oggetto no. Lei deve prendere, deve riacciffare tutti gli oggetti e tutti i stampanti, perché suo figlio, le ripeto, ha firmato una liberatoria ai carabinieri che laddove non si arrivasse alla somma richiesta, sarebbe partita una perquisizione a casa, capisce? Per questo che sto dicendo, quanti più oggetti prendiamo, meglio è per suo figlio, va bene? le fette le posso mettere pure. Certo.